Proveremo a sintetizzare le carriere di questi atleti, tutti e otto, con un palmarès importante. Partiamo dal più giovane in questa finale. Nuota in corsia 1 per i colori dell'Antares ed è il campione italiano giovanile in carica dei 200 farfalla, Alessio Gerardin. Al suo fianco in corsia 2, nazionale italiana di nuoto di fondo, il suo risultato più prestigioso oltre alla partecipazione mondiale, il bronzo europeo del 2012, Nicola Polsonello. In corsia 3, nazionale slovena, ha partecipato ai campionati europei, ai campionati del mondo, representing Slovenia, participating at the European and World Championship, Vuk Celik. In corsia numero 4, con la nazionale giovanile medagliato al Festival Olimpico della Gioventù Europea di Staffetta, 18 medaglie, 4 titoli italiani giovanili al suo attivo, campione italiano di categoria in carica dei 200 farfalla, classe 95, Davide Casarin, Team Veneto. Al suo fianco, in corsia numero 5, è stato argento agli Euro Junior con la staffetta 4x200, 2 ori e un argento in Coppa Comen con la nazionale giovanile, campione italiano giovanile e di categoria dei 200 stile libero, Mattia Zuin, Nottoli Nuoto. È in corsia 6, 2 volte medaglia di bronzo ai campionati del mondo di Kazan nella 5 e nella 25 km di nuoto di fondo per i colori azzurri, oggi per il Team Veneto, Matteo Furlan. Tra i più giovani in corsia 8, difende i colori del centro nuoto Le Bandie, è stato agli Europei Juniores di fondo decimo nella 5 km, è stato argento in Coppa Comen 2015 nella gara a squadre di nuoto di fondo, Nicola Roberto. Ed in settima corsia per il gruppo sportivo Fiamme Azzurre, per il Veneto Banca Montebelluna, è stato bronzo ai campionati del mondo, vanta la partecipazione olimpica, è stato più volte campione europeo, primatista europeo e pluricampione italiano, Federico Colbertaldo. E stavamo considerando che questi 8 atleti, chi prima, chi dopo, chi nazionale giovanile, chi assoluta, hanno tutti indossato i colori azzurri e dunque una finale di prestigio al 19° Memorial Javi con Zuin che parte all'attacco. Cuffia delle fiamme oro, il portacolori del Nottoli Nuoto, probabilmente ingresso in polizia nel gruppo sportivo per lui a seguito dei bei risultati ottenuti nella stagione 2014-2015. Zuin davanti, Casarin che insegue, poi Furlan nei primi 50 metri di gara. Sono i giovani che si fanno sotto, Zuin coraggioso e deciso, con Furlan che gli sta vicino però in questo primo 100, Furlan che può diventare pericoloso nella seconda parte di gara. Andiamo a vedere il primo 100, il primo quarto, 54-41 Zuin, Furlan 55-51, Casarin 56-14. Per Zuin il bronzo in questa gara ai campionati italiani giovanili, aveva notato i criteri a 3:48 e 3:98. Che dire, il primato del meeting ci racconta la storia di questa specialità, 3:41.05 è detenuto da Federico Colbertaldo. Quasi 30 titoli italiani assoluti stabiliti da vinti da Federico negli anni passati, dai 400 agli 800 ai 1500 stile libero. Il bronzo mondiale arriva da Melbourne 2007 negli 800 stile libero. Primato europeo stabilito nella finale mondiale ai campionati del mondo di Roma 2009. Dove conquistò due prestigiosissimi quarti posti.
Intanto Zuin ai 200 metri ha incrementato il vantaggio su Furlan 1.52.57. Furlan 1.54.45 con Federico Colbertaldo che entra nella zona podio 1.56.08. Federico che si trova a riprendere dopo un paio di anni di difficoltà fisiche soprattutto e naturalmente a seguito anche fatica a cimentarsi in grandi prestazioni, ma che come ha sempre fatto nelle sue gare faticosissime, così nella sua carriera, non ha mai mollato, un grande combattente che quest'oggi continua a difendere i colori della sua squadra nella vasca in cui è cresciuto anche per un bronzo, dovesse essere alle spalle di Zuin e Furlan. È battaglia aperta per il bronzo, sono in lizza anche Bolzonello e Celik. Vediamo la situazione ai tre quarti, Zuin, Furlan e Nicola Bolzonello che è passato in terza posizione. 2.51.43 Zuin, 2.53.69 Furlan, Bolzonello 2.55.65. La battaglia accesa, il divertimento puro arriva per il bronzo a questo punto quando mancano poco più di due vasche alla conclusione. Zuin davanti, Furlan in seconda posizione, attenzione a Bolzonello che è in terza, Celik che potrebbe rovinare il gioco ai due azzurri in gara per la medaglia di bronzo. Si accende il testa a testa fra Nicola Bolzonello in corsia 2, fra Vuk Celik in corsia numero 3. Bolzonello che sembra passare, intanto andiamo a vedere la vittoria. Mattia Zuin, Nottoli Nuoto, 3.49.01. E poi c'è Furlan e per il bronzo Nicola Bolzonello. Furlan 3.52.87, poi Bolzonello piazza la zampata del campione nel finale.